incontro dibattito con gli studenti sui temi dell'attualità e della formazione scolastica e la presentazione dei recenti interventi realizzati per l'istituto. Sono stati questi gli obiettivi della visita del sindaco metropolitano Luigi De Magistris e del consigliere metropolitano delegato alla scuola Domenico Marrazzo al liceo Pitagora Croce di Torre Annunziata, istituto che ospita 1500 alunni divisi in 6 indirizzi formativi, dal liceo classico al liceo sportivo a quello musicale. Il sindaco e il consigliere, accolti dal dirigente scolastico Benito Capostela, dal sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Scione e dagli studenti, hanno visitato 3 plessi in cui si articola l'istituto, tutti oggetto di interventi effettuati con fondi della città metropolitana e con fondi PON, per un totale di circa 1.200.000 euro. In particolare, nella sede centrale di via Tagliamonte sono stati realizzati un campo sportivo polivalente ed un impianto fotovoltaico, è stata rifatta l'impermeabilizzazione, sono state ritinteggiate le facciate esterne, ristrutturati gli spogliatoi e i servizi delle palestre ed è stato ripristinato l'impianto di illuminazione esterna. Anche questo istituto, con le sue 3 sedi, è stato oggetto di interventi da parte della città metropolitana, così come lo sono state e lo saranno tutti i 300 plessi della città metropolitana di Napoli. Lavori anche alla succursale di Corso Umberto I nei pressi di Villa Parnaso e a quella di Via Volta, in cui recentemente sono state trasferite alcune classi ospitate in una struttura privata precedentemente, con un risparmio annuo di circa 70.000 euro di fitto passivo. Via Volta è stata ristrutturata, è stata consegnata l'ex appartamento del custode, ristrutturata con 3 aule a disposizione. Giù da Cristo Re, l'altra succursale, avete visto, c'è una sala di incisione, c'è una ristrutturazione intera di tutto l'edificio. Qui è evidente non solo l'orgoglio dell'impianto di fotovoltaico, dove si vede dal monitoraggio che cosa produciamo, e oggi arriviamo a produrre il 70% di quello che consumiamo, quindi è un fatto concreto. Particolarmente orgoglioso il consigliere Marrazzo di un intervento nella sede di Corso Umberto I. A breve ci sarà un'altra importante inaugurazione, quella della prima sala di incisione delle scuole della città metropolitana di Napoli, perché questo istituto ha come indirizzo anche quello del liceo musicale e sarà aperta a tutti gli istituti, non solo di Napoli, ma di tutta Italia, che possono gratuitamente incidere qui dei loro brani. Questa scuola c'è stato un intervento importante ed è l'occasione per conoscere il lavoro che si fa nella nostra comunità scolastica, apprezzarla, sostenerla e cogliere anche l'opportunità per dire che mai come negli ultimi anni c'è stato un intervento importantissimo della città metropolitana per ristrutturare, riqualificare, addirittura realizzare nuovi complessi scolastici, perché riteniamo che questo sia giusto e doveroso anche in un momento di gravi difficoltà economiche. Quindi sono stato colpito molto positivamente. Il sindaco metropolitano, che ha anche sottoscritto la petizione che gli studenti del liceo stanno promuovendo per la bonifica del fiume Sarno, ha risposto alle domande dei ragazzi che hanno toccato vari temi, dalla camorra alla violenza sulle donne, dai migranti all'ambiente, alle problematiche della formazione e del lavoro. E quella è la cosa più bella. Io sono orgoglioso dei giovani della nostra area metropolitana. C'è un impegno civile. Chi dice che i giovani sono distratti dice una bugia, poi ci sta pure chi si distrae e fa cose sbagliate, ma la gran parte dei nostri giovani sono impegnati non solo nelle scuole, ma sono impegnati nei contesti democratici, civili, a difesa del territorio. Questa è una cosa molto importante di questi tempi. Mi spero dal futuro che mi faccia vinto, questo sulle fatti, è buono stupati. Bravo chi su ciuma, Gabriella Pomo Mare, ministri e senatori, salvamo chi su ciuma. Thank you.